Sono Paola Polacco, sono il direttore giornalista dell'Erba, siamo noi che abbiamo organizzato insieme alla Commissione Europea questa sfida, questo panel, se vogliamo essere più vicini, cioè una tavola rotonda, una discussione, ma ci divertirà comunque discutere e capire se davvero sono amici giurati questi due termini, questi due concetti. Adesso vorrei dare la parola alla Commissione Europea, padrone di casa, che insieme a noi appunto propone su questo ed altri eventi precedenti, da una stampa appunto della Commissione Europea, anche per Buongiorno a tutti. Ovviamente l'iniziativa non poteva che essere appoggiata dalla Commissione Europea, perché ci troviamo insomma a sostenere appunto entrambi gli elementi che qui ci trovano riuniti oggi, ovvero la comunicazione, l'importanza della comunicazione, soprattutto una buona comunicazione europea e sulle tematiche insomma, che arrivano dall'Unione Europea. E l'altro tema, l'altro amico, l'altra parte del base, l'altra parte dell'equazione, ovvero l'ambiente. Perché una scelta così è più che condivisibile? Perché appunto l'ambiente, il settore dell'ambiente, quindi ovviamente includo tutte le varie eccezioni, tutte le varie declinazioni anche delle sia politiche che sociali del termine, è un classico, è un perfetto esempio dei compiti e la comunicazione in questo settore, è un perfetto esempio dei compiti a cui dovrebbe assolvere una buona comunicazione. Io sto parlando chiaramente dal punto di vista mio professionale, ovvero di un comunicatore istituzionale. Perché intanto fa informazione, incentiva, promuove un dibattito informato, che è un elemento essenziale per questo, per la dimensione dell'ambiente, crea anche, perché questo è anche l'obiettivo, uno degli obiettivi, anche se a me piace sottolineare secondario, non primario, ovvero quello di creare consenso, perché per un'istituzione ovviamente è molto importante che quando prende una decisione politica o adotta una politica pubblica la si accetti o la comunità, l'insieme di cittadini e di utenti a cui è rivolta questa politica pubblica deve essere il più possibile compresa e condivisa appunto dal suo target, permettetemi questa parola bruttissima, dal suo obiettivo, ovvero i cittadini stessi. E una terza funzione, un terzo compito che è più che importante, sicuramente sarà richiamato molto negli interventi che mi seguiranno, ovvero quella della comunicazione come un incentivo e un incentivo a cambiare comportamento, quindi una funzione di modifica comportamentale per chi è destinatario, per chi partecipa in questa comunicazione. Sull'importanza a livello europeo dei temi dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, non mi dilungherò molto, voi tutti forse lo dopo è scontato che lo sappiate, l'Unione Europea, le sue istituzioni, il dibattito a livello europeo è stato agenda setter, the game changer, visto che parliamo di linguaggio, purtroppo nel linguaggio della Commissione Europea, delle istituzioni europee, spesso si ricorre a termini stranieri, soprattutto inglesi, ma è vero che la mentalità istituzionale, politica e anche in conseguenza sociale è cambiata, è maturata, e la sensibilità a temi ambientali è maturata all'interno dell'Unione Europea, a
ancora negli anni 70 e qui è significativo anche sottolineare quanto è stata importante la dimensione appunto dal basso all'alto per arrivare a istituire la politica ambientale europea. La politica ambientale europea non è stata inserita nei trattati sin dall'inizio, questo è anche un elemento importante perché noi siamo qui anche per formarci, è nata appunto negli anni, alla fine degli anni 70 con le prime proposte, le prime direttive che sono state adottate, ce ne sono state altre, sono state modificate, tanto per ricordarne qualcuna, le direttive sulla qualità dell'aria, sulla qualità dell'acqua, che sono state anche recentemente chiamate in causa, le direttive sulla responsabilità ambientale, le direttive sulla valutazione dell'impatto. Queste ultime in particolare fanno riferimento alla consapevolezza e creare consapevolezza da parte della comunità, di tutti gli attori coinvolti, delle decisioni prese in ambito ambientale, ovvero l'impatto che una decisione, una politica in stretto senso può avere sulla vita e sulla dimensione ambientale del territorio, ma anche a livelli più alti. Quindi ecco perché questo cambiamento, questa nuova mentalità appunto si è venuta a sviluppare appunto a livello europeo, e per questo anche molti degli stati, specie quelli della dimensione meridionale, stati membri dell'Unione Europea, e quelli anche a cui appartengo anch'io perché vengo da un paese dell'est, molto, soprattutto i paesi dell'est che poi di ambientale fino alla fine degli anni 80 non avevano sentito parlare proprio, cioè era una questione, un issue politica veramente tabù per una serie di motivi economici, politici, anche sociali. Uno dei motivi anche, se vogliamo, della caduta del muro di Berlino, dell'avvento della democrazia anche nei paesi dell'est che poi si sono anche sono entrati nell'Unione Europea tra il 2004 e il 2007, è stata proprio la questione ambientale, perché la crisi dei regimi ex comunisti appunto è stata scaturita in molti casi dalla questione, non solo dalla questione sociale ma anche dalla questione ambientale, tant'è che gran parte dei movimenti politici che sono nati proprio in quei primi anni della democrazia erano appunto movimenti ambientalisti. Tornando alla dimensione, avviandomi alla conclusione, alla dimensione europea, chiaramente la comunicazione che nelle istituzioni europee è una politica abbastanza giovane, che è nata molto dopo la politica ambientale, è nata la comunicazione istituzionale, di cui siamo anche testimoni noi come reti stampa, nelle rappresentanze, quei portavoce che stanno a Bruxelles. È nata relativamente tardi, appunto a metà degli anni 2000, perché lì c'è stata un'altra crisi, diciamo, di coscienza anche da parte delle istituzioni europee, quando i due referendum in Francia e nei Paesi Bassi sul nuovo trattato che doveva diventare la Costituzione dell'Unione Europea. Allora lì i decisori politici insomma si sono svegliati e hanno detto forse dobbiamo essere più proattivi, un altro termine bruxellese, più proattivi nel comunicare appunto la dimensione europea. E proprio nel campo ambientale questa
promozione a questa politica di comunicazione ha avuto forse i suoi principali successi. Parliamo qui dell'esempio del pacchetto e tutto il dibattito che c'è stato sui cambiamenti climatici, il pacchetto 20-20-20 che è stata una trovata promozionale, pubblicitaria molto, molto forte, perché è rimasta un forte teaser anche di tutta una serie di considerazioni, è stato anche criticato in verità, però ha posto il problema in Europa e non solo di come affrontare il cambiamento climatico. La comunicazione ambientale è importante, come dicevo all'inizio, perché, come ricordava un ex Presidente della Repubblica, il Presidente Ciampi, la comunicazione in alcuni campi, specie in quello ambientale, previene o comunque scongiura effetti che poi una volta provocati richiedono enormi costi e altre politiche molto più pesanti per correggere, e quindi la comunicazione qui è effettivamente uno strumento preventivo molto molto forte. Noi abbiamo, come Commissione Europea, come istituzioni europee, utilizzato tutto il più ampio spettro dei mezzi di comunicazione, soprattutto, e qui è importante anche fare riferimento alla dimensione e alla vicinanza dei temi, degli argomenti trattati appunto dalla comunicazione sull'ambiente al destinatario finale, diciamo, della comunicazione. Spesso quando si parla di comunicazione istituzionale è importante anche avere in mente che la comunicazione non si fa mai direttamente ai cittadini, o meglio, è difficile avere come obiettivo della tua comunicazione istituzionale direttamente il cittadino, perché chiaramente i cittadini sono una comunità, un insieme molto, molto, molto variegato, molto difficile da raggiungere, e quindi abbiamo bisogno anche dei cosiddetti moltiplicatori, che sono i media, i giornalisti, altre istituzioni più vicine anche al cittadino, come per esempio a livello locale. Quindi la Commissione ha fatto ampio uso soprattutto degli strumenti telematici, che hanno lo riconoscerete tutti, un'immediatezza appunto, e accorciano molto la distanza. Sto parlando ovviamente del web, e sto parlando soprattutto del Web 2.0. Non a caso, facendo riferimento a quest'ultimo, i commissari, diciamo, più attivi nella comunicazione sono quelli che, la comunicazione dei social media, sono i due commissari attuali responsabili della politica ambientale, ovvero Janez Potocnik, che tra l'altro ha anche un sacco di amici su Facebook, e soprattutto molti che provengono dall'Italia, che lui fa sempre più ricorso a Facebook per comunicare su questioni, soprattutto anche su questioni che riguardano temi di attualità, come è successo per esempio nel caso Ilva, e la commissaria Connie Hedegaard, che invece è responsabile della politica, delle politiche del cambiamento climatico. Abbiamo anche avviato una serie di campagne, qui poi ve le lascio, questa è ad esempio la prima grande campagna che è stata mai realizzata sul cambiamento climatico. Tra l'altro questo spazio Europa qui che ci ospita oggi ha ospitato come prima campagna quella del change, ovvero cambia, la campagna che è stata fatta dall'Unione Europea sul cambiamento climatico, una campagna di sensibilizzazione su quello che rappresentano i rischi, quello che rappresentano invece le opportunità, e soprattutto le regole di buona condotta, comunque regole comportamentali minime che uno potrebbe avere, gli accorgimenti minimi che uno potrebbe avere per contribuire a questi obiettivi. La
dimensione ambientale si è spostata sempre di più anche a livello di comunicazione verso un approccio olistico, ovvero mettere insieme i vari aspetti dell'ambiente e fare sempre più riferimento a un nuovo linguaggio, ovvero a quello della sostenibilità della vita, della nostra vita quotidiana. E perfetti esempi di queste campagne, di questo tipo di sensibilizzazione sono gli ultimi due frutti del lavoro della Commissione, che sono queste campagne Generation Awake, oppure diciamo, svegliati, insomma, la generazione svelta, e la campagna Il mondo come ti piace, che sono appunto degli esempi di come la sostenibilità ormai tocca tutti gli ambiti della vita, e poi si fa molto spesso anche ricorso agli esempi pratici, perché sono esempi soprattutto piccoli cose fatte, risultati concretamente prodotti che hanno effettivamente un impatto forte a livello di comunicazione. Con questo scusa, ti senti interrompo. Faccio una domanda proprio su questa campagna, Il mondo come ti piace. È carino, è molto carino come strutturato, perché sono tutti case history molto interessanti, presi ovviamente da tutta Europa, e quindi è molto carino come è realizzato, le complessità dietro e la suddivisione degli argomenti. La mia domanda a questo punto, è anche un po' per riportare il tema al nostro match, è: queste immagini a me danno l'impressione di una presa di posizione più verso la crescita che non verso la decrescita, proprio come impatto visivo, l'immagine. Sbaglio? Ma in realtà questo quando il tema di fondo appunto è crescere, ricrescere, insomma, comunque quello che diciamo, usando un gioco di parole, potrei dire che qui siamo queste immagini, questa campagna vorrebbe rappresentare invece come possiamo crescere noi, crescendo economicamente, socialmente, ma anche a livello personale, decrescendo invece nei consumi e nello spreco di risorse. Quindi ci sono entrambe le dimensioni. E io spero che tu resti qua con noi, così vediamo se questo è possibile. Parlavi appunto di linguaggio e parlavi di Europa, la parola crescita e la parola decrescita sono più o meno recenti. Spiegava la professoressa Dragotto dell'Università Fabbricata, che ha esaminato appunto questi due termini, non solo nella nostra lingua, ma appunto anche in altri idiomi europei, e sono uscite fuori delle cose molto interessanti, quindi vorrei dare la parola a lei, Francesca Dragotto. Grazie.